amici, sapete quando mi vengono le idee più interessanti per i video? C'è chi vengono la notte, c'è chi vengono sotto la doccia, a me vengono mentre mangio. Sono un ciccione, ma vabbè, mi era venuta un'idea ieri mentre mangiavo e quindi perché no? Ci andiamo a registrare, non so neanche perché ho schioccato le dita, mi sono fatto anche male. Come avrete letto dal titolo, ci andiamo a registrare subito la costruzione di un ponte, però non un ponte normale, bensì con un metodo un po' particolare. Guardate il video fino alla fine e scoprirete come. È devastante, devastante. Bravo Master, bravo Master. Ok, siamo direttamente spawnati nel luogo dove ci siamo salutati l'ultimo episodio. Per chi se lo fosse perso, vi prego, andate a recuperare quell'episodio, perché credo che sia l'episodio più delirante degli ultimi mesi. Non lo so. Fatto sta che sta iniziando a piovere, oh mio Dio, tanto sta piovendo anche nella realtà, purtroppo, ma a noi questo non interessa, perché ci interessa sistemare il tutto. Quindi metto via le cose, preparo le cose per costruire il ponte e poi ci vediamo subito dopo. Allora, guardate l'inventario, guardate quanti falò ho fatto e voi direte, oh mio Dio, questo è un pazzo. Sì, però un pazzo con un piano. Quindi l'unica cosa è trovare il posto dove farlo. Ovviamente sull'acqua e ovviamente quello lì davanti che vedete è il posto più indicato. Quindi accingiamoci ad andare verso la nostra zona di costruzione qui, perché così dovrò sistemarlo, ma ci penseremo più avanti. Allora, intanto avevo pensato di farlo qui perché la distanza deve essere di 9. Qui è un po' troppo, magari qua ci voglio fare un mega ponte gigante, già me lo immagino. Qui invece facciamo un ponticello un po' più piccolo, un po' più carino. Vedete che ho allungato di uno il bordo perché appunto, per come l'ho studiato io, bisogna farlo di 9. Quindi il ponte è qua. L'importante è che collegui due pezzi di terra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perfetto. E lo dobbiamo fare doppio. Ok, poi tranquilli che sta terra andrà tutta via, quindi no problem. Per ora fa schifo, ma tanto non si vedrà. Molto probabilmente voi direte, ma perché hai preso tutti questi falò per metterli qui? Vedete che già si è illuminato il tutto. Ora, io inserisco tutti i falò, però non sarà una cosa normale, bensì ora vedrete la figata totale. Mi sto pure bruciando, ok. Quindi piano piano li inserisco tutti. Ora vi faccio un tagliettino e poi vedete la magia finale. Tra l'altro ne ho craftato anche uno in più. Ma vabbè, sempre meglio uno in più che uno in meno. Coi nostri secchielli d'acqua, ovviamente li riempiamo d'acqua, andiamo a spegnere il falò. E voi direte, sei un pazzo? Sì, nei limiti. Perché guardate che figata esce una roba del genere. Tra l'altro ci sono anche le braci sotto, ma va, non me l'aspettavo. Ecco, le braci non le avevo previste. Figo, figo, molto interessante. In ogni caso, non è finita qua. Tra l'altro si è fatto pure notte, comunque quello è il risultato, ma ora ve lo faccio vedere con la luce del sole. Quindi, it's time to sleep, bitches. Cioè, guardate come sta uscendo. Cioè, alzi la mano chi si aspettava una cosa del genere. Perché ovviamente l'avevo programmata, ma sono sicuro che voi non ve l'aspettavate. Almeno spero. Ora, ai lati del ponte ci voglio mettere i muretti di pietra. Volendo, vediamo se si può fare. Magari posso farlo anche di un altro materiale, il muretto. Magari in caso più avanti si possono modificare, del tipo un altro tipo di pietra. Però questo è proprio la classica pietra da ponte. Li facciamo così. Allora, io li faccio con questi mattoni qua. Muro di mattoni di pietra. Però, in caso fatemi sapere voi nei commenti se preferite questi qua, appunto, che sto mettendo adesso, oppure quelli più rudimentali. Non lo so, sono indeciso. Ok, e ora al centro, esattamente il divisorio, ci vandiamo a mettere questi altri cose che appunto serviranno per il... Vabbè, avete capito. Serviamo per tutta la struttura. E appunto è per quello che l'ho fatto di 9, così almeno può essere diviso perfettamente. Vedete, perché sono 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e ovviamente 5, quindi perfetto così. Sapete cosa sarebbe bello? Farlo arrivare fino al fondo. Infatti ho visto uno zombie. Esatto, cosa ci fai qui? Vadi via, si allontani. Mamma mia, che fastidiosi, che fastidiosi. Dicevo, li facciamo arrivare fino al fondo, perché mi sembra un'ottima idea. Ora, coi cancelli vorrei fare una cosa particolare, ma dato che non si attaccano qui, devo fare una cosa del genere. No, non così, perfetto. Devo fare una sorta di magheggiata e vedete che si uniscono. Quindi sarà un po' più lunga come situazione, però otterremo l'obiettivo finale. E ovviamente lo voglio fare per tutti i cosi, quindi qua dovrei metterci una cosa come un blocco, vediamo, vediamo. Non so perché da qualche aggiornamento non si possono più mettere i cancelli. E ok, abbiamo fatto, però adesso vorrei metterci tipo delle fence, vediamo se ci stanno bene. Sì, dai, not bad.
Not bad at all, io direi. Oh, cioè, guardate, tipo, questo è il corrimano, qua è l'inizio. Bello, bello, bravo, Massa. E adesso il tocco di classe. Ovviamente non è finito, ma ovviamente ci voglio mettere le lanterne. Cioè, le lanterne credo siano la cosa più bella di questo mondo. Più bella. Cioè, guardate come sono belle. E ora però dobbiamo andare a costruire la parte sopra del ponte. Quindi ci facciamo degli slab, per ora 18, poi vedo se me ne serviranno altri. E iniziamo la costruzione. Io intanto qua ho fatto anche già le impalcature, ma adesso vedrete il perché. Allora, volevo fare una cosa del genere. Qua la rompiamo. Vediamo se... No, no, volevo romperne solo uno, ho sbagliato. Vabbè, fa niente, va bene così. Ah, carino, carino. E ovviamente voglio andare a fare la stessa cosa di là. Parkour, parkour. Allora, spacca qua, spacca qua. Qua ovviamente si romperanno tutte e due. Esatto, prevedibili. E poi lo andiamo a chiudere. Qua c'è da togliere tutto. Iniziamo a togliere un attimo, che mi dai fastidio, terricciola. E adesso, in teoria, dovremmo fare una cosa del genere. Vediamo se ci riesco a saltare. No, non ce la faccio mai nella vita. No, non volevo aprirlo. E volevo fare una cosa del genere. Spaccando sotto si può spaccare. Sì. Ah, oh, bene, bene, così non si rompe. Meglio, ok, meglio del previsto. E la forma che gli devo dare sostanzialmente è una sorta di scalinata. Quindi vediamo se esce. No, tipo rompendo qui, esatto, dovrebbe uscire una cosa del genere. Qua, vabbè, ormai è diventato un blocco, ma vabbè, ci siamo capiti. Allora, vediamo se ho fatto bene. Sono andato un po' totalmente a caso. Allora, qua, uno, due, sale, poi ponte, ponte, ponte. Uno, due, sale, perfetto. È omogenea come cosa? Sì, è omogenea come cosa, stranamente, al primo tentativo. Ok, perfetto. Oh, signor Scheletro, cosa vuole? Sto cercando di andare a dormire. Capito che c'è un cappellino bello fashion, però, ci avrei anche da fare. Tra l'altro, me l'ha droppato. Berretto di cuoio con indistruttibilità. Ok, finirai nel dimenticatoio. Allora, stavo cercando, esatto, di fare esattamente questo, ovvero collegare tutti i pezzi del ponte. Fino ad arrivare di qua per scendere e collegare. Oh, chi è che mi ha picchiato? Oh, 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 cosa ci fai ancora in vita, zombie? A zombie! Cioè, ma guardate questo, che mega armatura! A parte che, vabbè, mi ha droppato tutto. Tutto il set completo. Cacchio! Oh, ok, fatto con qualche impalcatura di troppo e un pezzo di meno lì. Quindi lo andiamo ad aggiungere. Abbiamo fatto il ponte. O almeno un pezzo. Allora, questo pezzo l'ho fatto. Però volevo andare al centro per renderlo un po' più carino. Vediamo se trovo il centro, che è esattamente questo blocco. E aggiungere appunto un tocco di slab in più per far vedere che appunto è il centro, se non sbaglio. Sì, perfetto. Quindi non so, dormo di nuovo. Tra l'altro voglio metterci una lanterna qui, totalmente a caso perché mi ispira. Dormiamo e per ora lo lascerei così, perché sinceramente non avrei idee. Cioè, o meglio, sì, potrei metterci qualcos'altro, però diciamo che è carino. E quindi qui intervenite voi, ovvero... Dai, carino, comunque carino. Ovvero che se avete dei miglioramenti da propormi, ditemeli pure, che in caso poi vado a migliorare questo ponticello. Intanto facciamo appunto un po' di spazio per il nostro ponte, che io devo ammettere è decisamente carino. Cioè, alla fine anche il sopra va bene così e non è che per forza dobbiamo abbellirlo con qualcosa. E quindi io direi che ho fatto decisamente un bel lavoro. Magari qua ci possiamo mettere, ma no, ma non aggiungiamo cosa. Allora, in caso aspetto voi. Preparatevi perché vorrò far uscire un mega episodio col mega ponte, totalmente a caso. Ora, non so quanto è durato questo episodio, però sono molto soddisfatto. Cioè, ma proprio molto soddisfatto. Lì, tra l'altro, bella quella caverna, potremmo andarla ad esplorare un giorno. Potremmo anche farci una mega entrata per questo ponte. Potremmo farne di robe, quindi in caso scrivetemelo nei commenti. Qua dovrei anche abbattere tutta questa terra in più che non sta molto bene. Quindi vado a mettere giù le cose e in caso chiudiamo l'episodio. Mi avete anche detto di fare una farm di polli che dovrò fare assolutamente. Dovremmo anche un po' renderlo più omogeneo, vero? Soprattutto perché c'è un cavallo nel recinto delle mucche. Vabbè, rimarrà lì per un... E perché c'è un ragno in quello dei polli? Ti ho visto, sai? È ragnettino. Sotto! Cosa credevi di fare nel recinto dei polli? Eh? Oh, se mi si schiude l'uovo, sotto! Sprotta! No, niente. Tra l'altro, le chance di far schiudere un uovo sono bassissime. Quindi, l'idea con i campfire è stata bellissima, così almeno utilizziamo un blocco non blocco differente.
E volendo ci possiamo anche salutare. Cioè, guardate quante armature. Dovrei fare un coso solo per le armature. Sì, decisamente. Eh sì, negli angoli ci sta decisamente bene. Quindi spacchiamo qui senza spaccare il muro, grazie. Una cosa del genere, volendo, tanto per un po' variare. E qua dentro ci mettiamo questi. E richiudiamolo come se non fosse successo nulla. Cosa credevi di uscire? Oh, guardate che carino con le cobweb. Perfetto, dai, mi piace. L'unica cosa è che devo appunto mettergli le varie armature, ma non ho mai voglia perché sono pigro di andare e tornare, anche se ci metterei un minuto, ma non c'ho voglia. Quindi, signori, mi tolgo le cuffie come la fine di ogni episodio. Il nostro ponte è stato fatto. Mi do pure una sistematina giusto per. Ed è molto carino. Vi invito a darmi dei suggerimenti per come migliorarlo, cosa fare, cosa aggiungere. Ci potremmo mettere tipo delle corde ai lati, però non saprei come metterle, mi devo informare. Vi ringrazio nuovamente per la visione, io vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!